Ben trovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 10 luglio. Ariete, in trigono a Urano, la luna in Sagittario riaccende il vostro entusiasmo, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo dai condizionamenti familiari e rivendicate libertà di pensiero e di azione. Toro, nessun ostacolo di cui darsi pena, anche se una pigrizia diffusa, consiglia di trascorrere se possibile la giornata beatamente in panciolle. È tempo di mettere a frutto quanto seminato in passato, prendendo in totale libertà una decisione. Gemelli, sotto il tiro della luna opposta a Venere, interrogativi e sospetti affollano la vostra mente. Delusione e nervosismo per un viaggio sfumato. Addebitate al partner i vostri colpevoli desideri di evasione, ma attenti a non tirare troppo la corda. Cancro, è naturale che fra tante cose da fare qualcosa sfugga alla vostra attenzione e non riesca come vorreste. Non siate troppo severi con voi stessi, può capitare di perdere qualche colpo, nessuno è perfetto e tantomeno infallibile, non fatene un dramma. Leone, rompere le catene che vi legano alla routine e trascorrere una giornata fuori dall'ordinario oggi è possibile grazie al doppio trigono Luna-Urano. Un'occasione insperata vi consentirà di visitare un luogo che vi attira, non lasciatevela sfuggire. Vergine, con la luna in Sagittario e Venere in quadrato, l'amore mostra la sua faccia più spigolosa. Giornata poco scorrevole per partenze e spostamenti. Fate riferimento alla razionalità e alla vostra ferrea organizzazione per sventare un momento d'impasse. Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le partenze di quello della luna in Sagittario. Viaggi brevi o l'inizio delle vacanze si prospettano entusiasmanti. Se ci saranno prove da sostenere, avrete il giusto spirito, brillante e leggero, per affrontarle. Scorpione, Giove e Sole in Cancro vi ispirano profondamente e vi forniscono gli strumenti per la ricerca, l'approfondimento e la realizzazione. Impegnatevi in progetti ambiziosi procedendo con disciplina, vi caverete autostima e arricchimento personale. Sagittario, sebbene a prezzo di qualche tensione, riuscirete a scongiurare il rischio di dover rimandare partenze e vacanze a causa di impegni improvvisi. A fronte di una delusione, cambierete totalmente i vostri piani e non ve ne pentirete affatto. Capricorno, ottima giornata per stilare una sorta di bilancio con una panoramica che abbraccia un po' tutti i settori, volta a chiarire certe perplessità. Desiderio di quiete, atteggiamento piuttosto schivo, un libro, quattro passi nel parco, a tu per tu con voi stessi. Acquario, in trigono a Urano, la luna in Sagittario è una fonte inesauribile di sorprese. Novità, notizie, incontri movimentano piacevolmente la giornata. Persone forse conosciute in viaggio si rifanno vive dopo tanto tempo con un invito che vi riempie di gioia. Pesci, la giornata non è tra le più serene con la luna in posizione storta. La libertà di azione è limitata, l'accordo con i colleghi complicato, l'entusiasmo da solo non basta per superare gli intoppi, c'è bisogno di una maggiore aderenza alla realtà.